Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andralink Nomton in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Iniziamo un nuovo capitolo subitissimo con Komajiro che sta effettuando con noi ovviamente l'allenamento da Blasters e sta soffrendo. L'allenamento di oggi è stato davvero pesante, vedi già lui non sa neanche cosa aspettarsi a dire il vero. Non è neanche in squadra, quindi per lui l'allenamento dovrebbe essere facile e invece 100 serie per ogni esercizio. Francamente è troppo. Tu non conosci Saitama, caro Shibanyan. Non ne posso più. Ciao a tutti, abbiamo un ospite. Oh, chi è? Forse è il Noko, dato che nello scorso preview... Tanto per ridere, il Noko ricatto. Vedi, è il Noko. Sapevo io. Che c'è? Eccolo. Un ospite saresti tu? Che c'è? Perché, Whisper? Noko, proprio così, sono Noko, molto piacere. Per mille giravolte, un Noko, uno yokai mitico che porta fortuna. Ma cosa ci fa qui? Sto cercando i miei amici scomparsi da Nokolandia. Che poi, questo qui, se ci fate caso, ha il farfallino, i papillon. Mentre in genere il Noko non ce l'ha. Però ci sono un Noko che ce l'hanno, c'è il Noko che ce l'ha, che non ce l'ha, insomma. È un po' mischiata la cosa. Per mille giravolte e altre mille, Nokolandia! La mitica terra dei Noko, il luogo più fortunato del mondo. Che su Yo-Kai Watch 2, vi ricordo, ci ho fatto anche il video, ci siamo stati, raccogliendo 8 sfere del Noko. Il Noko si può trovare in diversi punti del gioco, alcuni punti dove spawna di più, altri dove non spawna affatto, quindi bisogna cercarlo un po' in giro. Laggiù tutti gli abitanti vivono in armonia, potete credermi? Che dici? Se è così, perché mai uno deciderebbe di abbandonare quel luogo? Non lo so, ma molti sono scomparsi. Sono andati in corso del commercio e non sono mai più tornati. Che strano. È strano però. Li ho cercati in lungo e in largo, ma non sono riuscito a trovarli. Però voi potete risolvere questo mistero, ne sono certo. Siete dei grandi blasters, no? Una garanzia di successo. Ho quasi arrestito sentirlo dire ad alta voce. Beh, abbiamo rango blasters 4 dopo aver sconfitto Vela Nera, quindi... Beh, sì, insomma, abbiamo un discreto successo. Non ti preoccupare, ce ne occuperemo noi. Attenzione, squilla il telefono. Potrebbe essere la missione per Ross? Pronto? Miau, parlo con Shibanyan, miau. È arrivato il momento di organizzare la riunione degli Yo-Kai Gatto, miau. E nella prossima riunione saranno prese decisioni importanti. Se sei uno Yo-Kai Gatto devi assolutamente partecipare. Gattle Royale. Sì, mi sa che è questa. Ho letto che c'era una Battle Royale dei gatti per Ross, ma... A quanto pare... Facciamo una cosa. Intanto andiamo a fare la missione del gioco, quella principale. Però voglio un attimo andare indietro a vedere se effettivamente... Sì, ecco, quella per Ross, ok. La farò magari... a fine di questo video andiamo a fare quella missione, ok? Cerca gli amici di Noko. Rango 4, vuoi accettare questa missione? Livello consigliato 16? Sì, ci sono, mi sembra. Ah, no, volevo mettere Koma-san. Mi sono sbagliato. Perché un ragazzo mi ha consigliato che Koma-san diventa un curatore eccezionale, quindi... Beh, lo sto comunque sia allenando, anche non ce l'ho in squadra, continuo ad allenarlo. Non è che lo lascio stare così allo sbaraglio. Che barba. Basta con le lagne, andate subito. Vabbè, sì. Ah, ne abbiamo trovato uno, eccolo. Ok. Oh, Tenguleggon, questo potrebbe diventare amico, sarebbe buono da tenere. Ma giusto così per tenerlo come amico, per fare un po' di cose, un po' di punti. Sulla mappa, non è che... Sul medaglium, cosa sto dicendo? Aspetta, questo è un po' infingardo. Bisogna entrare da un punto specifico. Ah, porca miseria, questo non mi ricordo dove si entra. Da qua? C'era un'entrata particolare per questo. Ah, da qua giù. Ah, è aperto qua. Che fortuna. Io sto posto l'ho visitato in lungo e in largo Val d'Oro su Yo-Kai Watch 2. Ma non mi ricordo tutte le entrate. Anche perché la mappa è leggermente diversa in Yo-Kai Watch 2. Comunque sia, non c'è nessun problema. Abbiamo già trovati 3. E ok. Dobbiamo trovarne 8 secondo me, come le sfere di Noko.
de Noco, sono diventato mezzo spagnolo. Le esfere de Noco. Donde stan le esfere de Noco? Per carità, non sono un razzista, davvero. Quindi evito di fare l'accento, la parlata. A parte che già non so parlare io, se poi metto a parlare pure altre lingue, vedi, mi confondo di più. Ok, ho trovato il quarto. Sì, questo gameplay oggi è un po' particolare, sono un po' così oggi. Puzzetto, che abbiamo come amico dalla side quest addirittura. Ci siamo fatti un amico, uno yokai con una side quest, e... ottimo. Trovate il quinto, il sesto sta lassù. Vabbè, andiamo a sconfiggere anche di naso. Ok, ottimo. E ecco qua il sesto, e il settimo sta lassù. Possiamo andare direttamente. Si teletrasporta. Cos'è? Forte. Ah, questa forse l'ho vista anche su... Voglio sapere cos'è. Niente, vabbè, lo prendo. Tanto per così. È apparsa all'uscita, ma non dobbiamo cercare un ultimo Noco. Eccolo là, infatti, va. Quanto sei veloce, di naso. Di naso, inoltre, è uno yokai che non ho mai preso su Yokai Watch 2. C'era la missione, ma non mi sono mai interessato, veramente. Possiamo andare ora? Ok. Ho fatto un po' di strada extra per raccogliere un paio di sfere Oni in più. Tanto per fare numero. Attenzione! Ecco, abbiamo trovato tutti i Noco scomparsi. Stranamente 8, l'ho detto. Grazie, notevole. Vieni squadra. C'è solo un piccolo problema, non ci sono tutti. Abbiamo trovato tutti i Noco scomparsi. Grazie, non ci sono tutti. Stai scherzando? Niente affatto, mancano ancora i miei migliori amici, i tre fratelli Noco. Tre fratelli? Sì, lo so cosa state pensando. Devo ammettere che mi sembrate tutti uguali. È vero. Oh, sergente. Guai in vista, il corso del commercio è cominciato a terrore onirico. E ho ricevuto numerose segnalazioni di sparizioni yokai in vari luoghi. Il responsabile potrebbe essere lo stesso che ha rapito Inoko. Non credo che si tratti dello stesso responsabile. Sergente Baba, quali sono le caratteristiche del rapitore? I testimoni dicono di aver visto uno yokai con tre teste. È in corso nel commercio, non è vero? Andiamo! Avrai anche un codice per una moneta speciale? Potrei usarla, ma non ho... Ho solo una moneta azzurra? Incrociamo le dita. No. Però uno yokai odia pesce. Lui ci odia, tutti quanti ci odia. Ha un ventaglio per coda. Odia pesce. Odia pesce. Se odia il pesce dovrebbe odiarsi da solo. Si schifa da solo lui. È uno yokai. Tante chiacchiere per nulla. E il colpevole del rapimento. Ma già Trisalamandra? No, Trisalamandra a fine livello, ovvio. È uno yokai a forma di occhio. Spedizione! Uno yokai che ha la forma di un occhio. Non mi sembra proprio. Ha un occhio, sì, e due teste con la lingua. Che poi si cambiano di posizione testa e lingua, ma. Ah, no, devo sconfiggere 6 yokai in realtà. Ho capito! Andate alla cerca del rapitore, ma io voglio prendermi a botte con questo. Che se però ingaggiamo la lotta con... Ma occhio mandra! Cioè uno? Ma a questo non è... Il poliziotto! La sentinella! Che è carnino, ma che vo'? Oh, attenzione, ottimo! Ci serve uno yokai popolare. Vediamo un po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok. 7 cuori, 8 cuori, quanti ne era? Ottimo, Carmina è squadra con noi, molto bene. Uno yokai che ti fa diventare amico con gli altri yokai più facilmente ci vuole, effettivamente. Mio Dios, cosa... Ma che succede? Ah, ok, è andato. Prendiamo anche questa sfera. Oh, sono cattivi questi qua. Oh, posso provare l'oggetto che ho preso la scorsa partita.
così almeno posso vedere cosa fa. Se effettivamente è di qualche utilità. Ah, campo di annebbio per nasconderti. Ah. 3, 2, 1 e finisce. Yeah. Eccolo qua un altro, ragazzi. Addosso. Ah, è andato anche lui. Il quarto è qua su. Il quinto? Il quinto è qua. Oh, Tenguleggon. Finitemelo voi, ragazzi, da bravi. Ehi, che piglia. E l'ultimo sta qua su. Posso entrare qui? Neanche morto, eh. Vai, quella furia zampettante, facciamo con un attimo. Serviva? No. Ma non vedo nulla con i paraggi. Attenzione, è stato avvistato un nemico in via dei fiori? Spedizione! Va bene. Allora è veramente lui? No. Sì! Tre salamandra, di già? Due occhi, mandra. No, tre salamandra. Occhi, mandra non può essere, dai. Occhi mandra sarebbe troppo potente. Vedete, si scambia sempre l'occhio. E mo come... Ah, ma è piccolino. A questo punto era meglio se me lo tenevo il... l'Energimax. Vabbè, però, mo sì. Ma è facilissimo, eh. È andato, ragazzi, già è andato. Così semplice? No, ragazzi, non può essere così semplice. Deve tornare sicuramente più forte. Sicuramente tornerà con la prossima missione più forte. Che dici? Eppure è molto strano. Sì, abbiamo sconfitto Tri Salamandra, il responsabile dei rapimenti degli yokai. Ma ancora non abbiamo trovato i tre fratelli Noko. Non abbiamo più alcuna pista da seguire, siamo a un punto morto. Ehi, ragazzi, non è ancora il momento di arrendersi. Davvero? Abbiamo appena ricevuto delle informazioni promettenti. Degli yokai che somigliano a Noko sono stati avvistati alla scuola. Raggiungete Valdora Nuova, truppa. No, prima c'è un'altra missione. Sì, è vero che dovrei fare la missione di Ross, ma come ho detto la farò a fine video, quindi la taglio e la monto per il finale del video, ok? Ah, ma qui ci sono altre due missioni, va bene, le farò per conto mio, se non sono tanto importanti. Poi al limite non salvo, quindi... Salite a bordo! Penso che ci facciamo amico draghetto, mi sa, lì c'era i bimbi blasters, quindi... Ok, dobbiamo andare a scuola, va bene? Filate alla scuola. Attenzione! Speriamo di trovare i fratelli Noko, sulla mappa non mi sembra che ci siano... yokai amichevoli o socievoli, oltretutto, che è il termine più corretto, socievoli. Eccoci alla scuola. Ma questo? Ah, devo battere degli yokai sul percorso. Che stanno facendo a gara? Occhio mandra. È tostino rispetto allo scorso. Sì, è più forte. Leggermente, ma è più. Ha tentato anche Palezoma. Ah, non è il momento di rilassarsi, ecco. Oh, ora è quello vero. Cioè, quello vero, quello... Ehi, ma sputa petrolio, suda petrolio. Non c'è blocca visuale. Ah, cavolo. Oi. Ok, questo. No. Ok. Questo. Ok. Ottimo, solo quando apre l'occhio, ragazzi. Sarà tostina. Anche faccio l'energy max nel momento in cui apre l'occhio. Vabbè, se mi lecchi però.
Ah, ebbene, sarà un pochino lunga. Ok. Ah, manda pure i suoi sghirrini. Ok, è andato. Oh, l'energy max è carico. Dimmi dove. Mamma mia. Ah, però l'ha chiuso proprio. Ovviamente sta a fare pure zampettante, eh. Beh, però lo sono carico alla potenza della mia parte. Wow. So che la G potenzia di molto il tuo potere offensivo. Aspetta un po', non te lo dico io. Triplo e do scappo. Ah, devo dominargli. Ma Komasan, hai guarigione? Usalo. Guarigione, Komasan, sì. Se solo gli avesse assegnato la mossa guarigione. Maledetti occhi. Questa volta sì, è più... è più furbo. Ah, cavolo. Perché non ho saltato? Aspetta. Ok, questo apre. Pure zampettante. Un altro po', ragazzi, su, resistete. Dai, almeno uno, dai. Dai, ragazzi, ce la possiamo fare, su. È andato! Ma... ah. Quel signore... mentre eravamo? La Trisalamandra che avete appena scoperto. Come? Non capisco. Sì. Abbiamo trovato che importanza... ma zitta tu! Faremo una chiacchierata al vostro ritorno. Ottimo lavoro, comunque. Sì, faremo un bel discorsetto. Vi prendo a cinghiate sul papillon. Ve lo stacco, quel papillon. È parte del vostro corpo, non mi interessa. Imparate a fare i bravi la prossima volta. Dannazione. Ha pure il fuoco. Che c'entra il noco col fuoco? Che ne so io. Rango Blasters 5. Lingua Trisalamandra. La grottesca lingua di Trisalamandra è disgustosa, ma gli intenditori la amano. Tipo la lingua di bue? Grazie infinite a tutti voi per aver salvato i tre fratelli. Sapevo che rivolgermi a voi sarebbe stata la scelta giusta. Non ci potevo credere. Chi l'avrebbe detto che dietro Trisalamandra si celavano in realtà i tre fratelli Noco che stavamo cercando? Ma come hanno fatto a trasformarsi in quel modo? Me lo stavo chiedendo anche io. Glielo ho chiesto. Ma hanno risposto che non ricordano nulla di quello che è successo. Capisco, io no. Ah, ma una cosa se la sono ricordata. Whismello Man. O meglio, in realtà Whismello Man sarebbe l'omino Michelin. E in giapponese è molto più simile all'omino Michelin che no noi in Italia, in Europa e in America. Da noi l'hanno censurato pesantemente il gioco. Uno yokai sconosciuto ha dato loro un dolciume chiamato Marshmallow? No! Sì, non ricorda nulla dopo averlo mangiato. Ma accettare caramelle dagli sconosciuti? Quello yokai ha l'aria molto sospetta. Dicono che aveva il corpo bianco e che fluttuava in aria. Non mi sono guardato allo specchio di recente, ma sembra che parlino di me. Eccolo, eccoli. Che c'è? Non sospetterete di me? No. Ci ho pensato a lungo. Miao. Ma non ho mai visto né sentito di uno yokai del genere. Un mistero, un vero mistero. Whisper, quindi proprio passi inosservato, neanche ti hanno calcolato di pezza. Ma è rimasto lì a pensare? Cosa? Poverino. Non so se sia più umiliante questo o essere sospettato. Non lo so, Whisper. Diventa lo yokai gatto numero 1. Gli yokai gatto sono un po' troppi. Uno e basta e avanza. Gatto Royale.
La Battle Royale, gatto royale. Vediamo un po'. Miau. Sono qui per la riunione, miau. Mi avete chiamato mentre ero impegnato con i blasters. Finalmente sei qui, dannato gattaccio. Miau. Che cosa? Ma che ci fanno qui tutti questi gatti, miau? E non siamo neanche tutti. Sul serio, ce ne sono altri. Ma sono già troppi, miau. Siamo d'accordo. Parleremo proprio di questo in riunione. Decideremo chi è il numero uno tra gli yokai gatto. Che cosa? Mi sento un po' proprio... Mi sento un po' pigro oggi, però. Niente paura. Tanti ovvio che il numero uno sono io. Potrei dirlo solo dopo averci sconfitto. Che la riunione yokai gatto, anche detta gatto royale, abbia inizio. Però lo yokai gatto numero uno è Darknian. Sia ben chiaro? Ma siete un po' scarsini, eh? Ve lo dico, hai vinto. Post. Spin è nella tua fine. Cosa mi serviva per vincere? Più spine forse? Oh. Ok. Siete un po' tantini qui. Ma tanti sì, ma scarsi. Ok, 5 su 5. E ora 10. Miau, dov'è che mi hai aggiunto la tua ora? Sangue, voglio altro sangue. Ma come? Oh, Shogun dovrebbe essere più forte, eh? Ma io colpisco tutti, colpisco qua, ma che è? Oh, mangia, mangia. Oh. Stavo per finire a pezzi. Ok. Ho recuperato un onigiri. Dai, vieni. No, devo... Sailor-nyan? Devo attirarli uno per uno. Vieni qua. Macho-nyan, grande Macho-nyan. Eh sì, perché se li combatto tutti quanti insieme è impossibile. Ok. Devo lurarli, come si dice in inglese. Lo luro. Ma dai, da lì mi colpisci? E allora a che serve? Qui c'è un onigiri qui. Grande, allora posso ricaricarmi le batterie. Wonder-nyan. Si potrebbe prendere Wonder-nyan qui? Allora dove sono gli altri? Neppure il mio veloce gioco di spade ha avuto alcun effetto. Wonder-nyan è un pirata. Ne sei proprio sicuro? Oh, è rosso allora l'ultimo. Pronto? Combatti! Non gli sto facendo nulla. Ma lui lancia le palle di fuoco anche se non è uno yokai. Cioè anche se non è uno yokai. Ah però è resistentino, eh. Ah vabbè dai. Sì. Semplice. Mi ha fatto un bel po' di danni. Però è semplice. La porta dov'è? È per merito tuo se sono diventato così forte, eh? Giusto? E ho anche battuto me stesso, il che vuol dire che sono davvero il numero uno, ce l'ho fatta! Ora non abbiamo più bisogno di altri Nyan. Vabbè. È una missione un po' strana, devo ammettere, eh? Molto strana. Facile, dal punto di vista tecnico. Le lotte sì, ti fanno un po' di danni, ma hai tantissimi onigiri sparsi per la mappa. Quindi va bene anche così. Facciamo anche la missione di Trisalamandra, tanto qualcosa taglio nel video, quindi alla fine verrà 22-25 minuti massimo, come sempre. Che c'è? Bagnin, ma che succede? Stavi ridendo a crepapelle nel sonno? Miau! Miau, io sono il numero uno! Ma che stai dicendo? Shh. Sei ancora mezzo addormentato. Miau. Che cosa? Era solo un sogno, miau. Ero sicuro che... Gli allenamenti con il sergente quadro stanno per iniziare, quindi... Jibanyan, dovresti sbrigarti e venire anche tu. Che dici? Oh, arrivo, miau. Ah, che sogno strano, miau. Ma era davvero solo un sogno, Jibanyan? Potrebbe essere stato un sogno, ma il vecchio mera proprio forte, miau. Miau.
E invece no, è vero, tutto quanto vero. Che cosa? Non è possibile, tu sei me? Sta facendo una passeggiata e sono finito in uno strano posto, miau. Questo posto è interessante, credo che mi tratterrò per un po', miau. Bene. Vuoi rinominare Ross? No, mai. Ron Moss rinomino? Eh? Anche questo è un sogno, miau. E dai. Prossimamente su Yokai Watch Blasters. Questo tizio gnogna una faccia. Maestro Mew. Oh, giusto, certo che lo so. E vabbè, il sogno sicuro ci verrà in mente. Ah sì, ora mi ricordo, è quello yokai leggendario. Si Bravo chiama... Whisper. Ma... Capitolo 6, il banco di prova. Missione, sconfiggere Koraus. Non vedo l'ora. Ora, non mi ricordo... Ho letto qualcosa a proposito di sconfiggere Koraus. Che qui non riusciamo a sconfiggerlo, ma... Tornando al capitolo 1 si può una cosa del genere? Perché non è che mi sono spoilerato, però stavo leggendo e sotto gli occhi sta cosa mi è capitata. Va bene Cugio, questo video termina qui, come ho detto appunto avrei fatto fino a Trisalamandra, ho fatto un capitolo intero, ma va bene anche così, no? Io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video. Bye bye!